Dopo una serie di rinvii dovuti alla situazione in Medio Oriente, vivicità in Libano si è svolta domenica 30 novembre a Tiro, a 88 km a sud di Beirut. La corsa podistica per la pace e la solidarietà, organizzata dall'UISP, Unione Italiana Sport per Tutti, anche quest'anno tocca questi territori per portare un messaggio di pace e di dialogo tra culture e religioni diverse. La manifestazione organizzata dall'UISP, dall'UNRWA e dalla cooperazione italiana dell'ambasciata a Beirut ha coinvolto 1.500 bambini, libanesi, palestinesi e siriani, che hanno corso fianco a fianco su tre percorsi di 1, 2 e 3 chilometri, dando vita ad un serpentone coloratissimo che si è snodato sul lungomare e nelle adiacenze del centro storico. Abbiamo ancora una volta messo insieme ragazzi palestinesi dei campi profughi, abbiamo messo insieme ragazzi libanesi e ragazzi siriani, nuovi profughi di una nuova ed ennesima crisi di guerra nel Medio Oriente. Siamo un'associazione che ha costruito un sistema in questo territorio, insieme all'UNIFIL che ringraziamo, insieme alle municipalità che ci accolgono, insieme a URBA, insieme alla cooperazione italiana, e ancora una volta la UISP è riuscita a dimostrare con la propria forza, con i propri volontari, con i propri dirigenti, la capacità di costruire ponti umani, di costruire ponti di solidarietà e di trovare situazioni, momenti di sport per tutti, di sport di cittadinanza per rivendicare sempre e comunque in tutto il mondo la necessità del riconoscimento dei diritti di uguaglianza e di cittadinanza per tutti. Presenti anche una settantina di militari italiani del contingente UNIFIL che ha collaborato alla riuscita della manifestazione e distribuito cappellini a tutti i partecipanti. Essere riusciti ad organizzare con un grande successo questa maratona dei bambini delle scuole libanesi, palestinesi e siriane non può che essere un segno di maturità di questo paese, e in questa maratona sono presenti tutte le forze che premono per la pace e per i diritti dei minori, dal sindaco di Tiro alla URWA, alla UISP, al contingente italiano presente in Libano e alla cooperazione italiana. Il 28 novembre a Sidone si è tenuta l'iniziativa di Sport e Solidarietà dal nome Sportivamente, 100 bambini per il gioco e l'inclusione. Il Palazzo dello Sport della città è stato animato da giochi sportivi che hanno coinvolto un centinaio di bambini e bambine delle scuole e 21 bambini con disabilità, insieme con i loro insegnanti. L'iniziativa è stata organizzata da UISP e Fondazione Canafani, che opera in diversi campi profughi del Libano e con cui UISP collabora da tempo. In questa occasione, inoltre, si sono tenuti stage formativi per operatori ed educatori sportivi, con particolare riferimento alla disabilità.